Buonasera e benvenuti, credo possiamo iniziare. Una serata particolare, importante, abbiamo per la seconda volta a Pienza, insomma quasi un inedito, un filmato importante sulla Mario Luzzi, Il giusto della vita, parla e vedremo le sue ultime immagini in un filmato pieno di suggestioni, pieno di interesse. È una cosa che noi abbiamo visto circa 2 mesi fa a Sant'Anna di Stazzema, abbiamo fatto un'iniziativa simile a questa e devo dire appunto che fu una proiezione che mi ha colpito, mi ha veramente affascinato come caratteristiche, come immagini, come parole. Successivamente a questa poi ascolteremo dalla voce di Sara Pozzarelli un test di Marco Manchi sulla parola di Dio di Mario Luzzi e questo concluderà poi la nostra serata. Prima però di dare la parola ai partecipanti volevo appunto portarvi a conoscenza che quest'anno accadrà i 100 anni della nascita di Mario Luzzi e sono previste tutta una serie di celebrazioni in molti posti in Italia e anche all'estero, credo a Parigi. Pienza farà parte del comitato d'onore che organizzerà queste celebrazioni. Per questo motivo verrà costituita un'associazione che farà poi capo al Centro Studi Mario Luzzi. Voi sapete che il Centro Studi Mario Luzzi esisteva già da molto tempo, ma è necessario costituire formalmente un soggetto che possa in qualche maniera poi essere recettore di quelle che sono le varie iniziative che possono anche da un punto di vista di sostegno economico potrebbero arrivare da enti pubblici o da privati. Di questo alcuni tra i soci che vorranno partecipare sono naturalmente invitati tutti i pentini, già qui vedo tra noi alcuni che hanno partecipato ad alcune riunioni preliminari che insomma fanno parte del nucleo della collettività pentina insieme a Paolo Mentel che è un po' stato il cuore non solo di questa serata ma anche di quelle che saranno le iniziative riguardanti il centenario. Do la parola al sindaco per un saluto e poi successivamente a Paolo Mentel. Buonasera a tutti, grazie di essere qui questa sera, grazie a Paolo Mentel che ormai da un po' di tempo ci onora, diciamo come da sempre, nella propria presenza e soprattutto ci stimola a portare avanti le iniziative su Mario Luzzi. Ormai abbiamo riiniziato diciamo, l'anno scorso quando apponemmo a Largo Luzzi la targa celebrativa e da allora diciamo, abbiamo intrapreso un percorso che credo dovrà avere sempre maggiore sviluppo. Come diceva l'assessore Colombini, l'anno prossimo sarà il centenario della nascita di Mario Luzzi e il Comune di Pienza insieme a quello di Stazzema, di Mendrisio e di Firenze patrocinerà l'iniziativa. Quindi credo che sia una cosa estremamente importante valorizzare questo straordinario personaggio che ci ha onorato della sua presenza e che è stato insignito appunto della cittadinanza onoraria. Credo che io porto il saluto dell'amministrazione di Pienza e non solo perché l'amico Siricani, Michele Siricani, sindaco di Stazzema, mi ha detto di portare il suo saluto perché non poteva essere presente a causa purtroppo delle vicende del terremoto e quindi lo sciame sismico che ancora interessa quella zona e quindi lui non poteva assolutamente assentarsi dal comune e pertanto mi ha invitato a portare il saluto suo personale della comunità di Stazzema. Io non mi dilungo tanto perché credo che, come ha detto prima l'assessore, sia importante vedere insieme questo video, questo contributo importante che Paolo mette insieme alla TV Svizzera è riuscito a mettere insieme, che rappresenta, secondo me, momenti significativi della vita di Luzzi, soprattutto in quest'area e non solo.
Quindi io l'ho visto molto a Zema e mi è sembrato un contributo estremamente importante e interessante soprattutto. E pertanto credo che sia più che chiacchierare e fruire di questo importante contributo, guardarlo insieme e godere, diciamo, di questa figura che con la sua semplicità e la sua grandezza ha onorato la nostra città. Grazie. Ringrazio, buonasera a tutti, benvenuti, ringrazio il sindaco, ringrazio l'assessore per tutte le parole, che sono anche un po' troppe nei miei confronti, che non faccio altro che eseguire un po' un mandato d'affetto nei confronti di Mario Luzzi, che tanto ne ha avuto, almeno parlo personalmente, nei miei confronti, per cui è un modo di giocare sulla gratitudine. Del centenario vorrei parlare dopo, solo un secondo per darvi dei flash. Mi interessa solo dirvi due parole brevissime sul filmato di stasera, Il giusto della vita. Il giusto della vita è un titolo rubato, probabilmente lo sapete, perché Il giusto della vita è in effetti il primo libro editato da Garzanti per Mario Luzzi. Mario Luzzi raccolse praticamente i primi cinque libri che erano usciti, La barca, Vento notturno, Un brindisi, Il quaderno gotico, Le primizie del deserto, Onore del vero, e furono raccolte tutte in questo libro che fu titolato Il giusto della vita. A Lugano si pensò che forse era molto bello immaginare di dare questo titolo a questo filmato che rappresentava un po' la sintesi iniziale della vita poetica e della vita stessa di Mario. In fondo sono poesie che partono, o liriche, o scritti, o pensieri che partono dal 34 e vanno fino al 57, quindi un lungo arco ha coperto questo titolo, Il giusto della vita. Noi abbiamo messo insieme momenti antichi e momenti moderni, gli ultimi, i più recenti di Mario vivente, quindi vedrete delle cose, alcune forse neanche mai viste, e altre invece che sono state pubblicate nelle varie televisioni. Questo è un omaggio, io tendo a sottolinearlo, è un omaggio che la televisione della Svizzera italiana, a sue spese, con un suo contributo, ha voluto, e con un accordo con il sottoscritto, a non fare commercio delle copie che mi sono state donate, ogni volta io le ho donate, con questo accordo ha fatto, realizzato a livello professionale, quindi è un filmato professionale televisivo da poter trasmettere in qualsiasi televisione, questo filmato è un contributo della televisione della Svizzera italiana, questo ci terrei a sottolinearlo perché comunque è un legame, dentro alla televisione della Svizzera italiana ci sono persone che hanno incontrato Mario Luzzi, alcuni hanno fatto la tesi di laurea con Mario Luzzi, quindi come vedete il mondo è tanto grande ma è anche tanto piccolo. Vi auguro buona visione, poi ci risentiamo tutti. Prima di passare alla seconda parte della serata volevo Paola Mettere facesse alcune valutazioni, osservazioni sul filmato. Allora, sul filmato volevo dire solo una cosa, perché sarebbe quasi fatta apposta. Non è una controfigura quel bambino dentro al film con la bicicletta, è un ragazzino di Pienza, noi eravamo a fare le riprese, è entrato dentro che sembra fatto apposta. Io sono la mamma di quel bambino. Ha scandito i tempi.
cinematografici meglio di qualsiasi altro attore, perché non gli abbiamo dato neanche il via, esce di scena Mario e entra lui. Quindi io volevo soltanto darvi una piccola sintesi di quello che è il manifesto che abbiamo predisposto per il centenario della nascita di Mario Luzi l'anno prossimo. Siamo partiti con il centro studi, quindi con Nino Petreni, con Stefano Verdino, a immaginare che cosa si poteva fare. Allora, intanto abbiamo pensato a dei momenti, chiamiamoli sparsi nelle città di Mario, per cui sicuramente Firenze, sicuramente Pienza, non è una città di Mario Mendrisio, ma è adottiva da un po' di tempo, e Milano, perché è stato un punto di grande riferimento culturale per Mario, che l'ha frequentata tante volte, Parigi, perché comunque Mario è sempre stato legato a Parigi. Quindi ci siamo mossi su questo piano e abbiamo preso degli accordi generali che hanno già ottenuto in principio dei sì. Ci siamo incontrati con l'Università Cattolica di Milano, dove faremo un convegno, seguito da un post convegno di un giorno al Centro Culturale di Santa Maria delle Grazie a Milano. Poi abbiamo Pienza con il progetto seguito da Marco Rotelli di 5-3/5, a seconda di quello che riusciremo a fare, 5 poeti del mondo che interverranno richiamandosi all'esperienza di Mario Luzi. Firenze, siamo indecisi, dobbiamo sentire che cosa vorrà fare Firenze, però siamo in ottimi rapporti, abbiamo un ottimo collegamento. Firenze potrà essere anche linea ferrante con padre Bernardo. E Mendrisio, che si è impegnata con il Museo d'Arte ad una mostra titolata Mario Luzi e gli artisti, e Parigi, dove speriamo, o al Centro Culturale, al Centro Culturale Italiano, o alla Sorbonne, di presentare una delle pubblicazioni che prepareremo per il 2014. Nel frattempo abbiamo cercato di avere una certa credibilità, per cui il comune di Stazzema ha dato il patrocinio, abbiamo ricevuto il patrocinio anche dal Parco Nazionale di Sant'Anna di Stazzema, il patrocinio è arrivato anche da Pienza, il patrocinio è arrivato anche da Mendrisio, e da 10 giorni abbiamo ricevuto, siamo stati anche molto felici, una lettera di Matteo Renzi che ha concesso il patrocinio come città di Firenze, come Comune di Firenze. Ci siamo collegati con Sergio Givone, che è l'assessore alla cultura, e che quindi incontreremo insieme a Gianni Luzi, insieme al Centro Studi, per vedere cosa promuovere poi a Firenze per il centenario. Quindi questo volevo dirvi, il comitato d'onore non ve lo cito, è lungo, è bello, è importante. Permettetemi, siccome lo conosco da quando non era quello che era adesso, ma era soltanto il gran capo della Biblioteca Ambrosiana, mi permetto di dire che il cardinale Ravasi, Gianfranco Ravasi, fa parte del nostro comitato e quindi ha accettato immediatamente, quindi siamo molto onorati di averlo. Poi ci sono nomi bellissimi, adesso non ve li elenco. Quindi ci stiamo muovendo così, è stato informato attentamente anche il Presidente della Repubblica, con il quale tramite la segreteria ho un rapporto diretto, per vedere se è il caso di ottenere anche il suo alto patrocinio. Quindi tutto questo è stato fatto per la credibilità, ora ci stiamo anche muovendo dopo la credibilità a trovare supporti, perché queste cose non si fanno soltanto così, bisogna trovare supporti finanziari, ma siamo convinti che quel minimo, se staremo attenti a usare bene il denaro, quel minimo servirà per fare qualcosa
di molto dignitoso per il nostro Mario Luzzi, lo troveremo, quindi siamo molto fiduciosi perché tutti sono attenti a un personaggio di questa importanza. Quindi io vi ho dato queste notizie, poi tramite sia il Comune sia il Centro Studi potrete essere informati. Devo dire che il sito del centenario è già stato preso da noi, quindi noi abbiamo già un sito occupato, comprato del centenario, che non abbiamo ancora pubblicato perché vogliamo entrare dentro con il materiale più ampio possibile, per cui in questo momento è un sito nascosto, però c'è già pronto il sito anche del centenario di Mario Luzzi, quindi non soltanto il sito del Centro Studi o della nostra associazione Mendrisio, quindi c'è un sito apposito per il centenario che apriremo quando avremo un po' la certezza che tutte le cose stanno andando come devono andare. Vi ringrazio, passo la parola a Marco Marchi. Io devo ringraziare Marco, perché Marco, quando ho proposto di facciamo qualcosa su Pienza, Mario Luzzi, eccetera, dice ma prendiamo sulla parola di Dio. Io a questo libro sono molto legato perché è la mia vita, è quello che ho vissuto con Mario Luzzi, cioè tutte le volte che andavo a bussare, allora Mario si, sai, faccio questa cosa, te che dici? Ah sì, allora Mario faccio, ah sì, e quindi lì c'è la sintesi della parte, diciamo, religiosa, degli interventi importanti religiosi di Mario, che mi danno grande piacere e mi danno dei ricordi importantissimi. E devo proprio a Marco di aver voluto interpretare, stasera lo vedremo quello che succederà, proprio sulla parola di Dio, qualcosa di importante. Quindi lo ringrazio molto per questo suo impegno, poi vedremo come si voglia. Passo la parola. C'è da aggiungere proprio, io prima avevo presentato il professor Marco Marchi, lui si è cimentato nel testo scenico dell'album Ricordo di Mario Luzzi. A lui si devono numerose pubblicazioni che riguardano il grande poeta. Lascio a lui la parola per la presentazione. Innanzitutto è un po' emozionante essere qui a Pienza, no? Dove siamo stati tante volte, si accompagna Mario, si senza Mario, ma ancora una volta nel suo nome, essere qui a questo tavolo. E tu sei stato molto gentile, Paolo, nel dire che mi dovevi essere ringraziamento. In effetti è vero, ti ho proposto io questa idea, ecco, quando ci dicevamo di fare qualcosa per riannodare anche più fortemente, no, i contatti che c'erano proprio d'estate, quando Maria era qua, questa splendida bella di cittadina, e mi è venuto in mente che c'era questo libro che naturalmente molti conosciamo, in molti apprezziamo, c'è dal 2010, quindi abbiamo avuto anche il modo, no, così di pensarci sopra, di riflettere, di meditarlo come giusto. Mi è venuta l'idea proprio all'insegna di quel genere, no, del testo scenico che io pratico da tempo e sul quale in questo senso sono grato su Mario, no? Proprio qui a Pienza abbiamo rappresentato Luzzi, una chiave di poesia civile, con Buio Sangue l'abbiamo fatto qui, è stata la prima esperienza, vero, qui a Palazzo Piccolo. Poi abbiamo indagato Luzzi in una chiave diversa, no? Una chiave Luzzi fluviale, naturale, no? E venne qui con noi Davide Riondino, fu una bella serata anche quella. Poi, se non sbaglio, ancora a Pienza abbiamo fatto con Iaia Forte Anima del Mondo, no? Questa avventura tratta da una sola opera di Luzzi, insomma, che voleva, come dire, rappresentare il problema spirituale collegato al tema della natura. Però non era mai stato fatto niente, almeno non mi risulta, non solo da parte mia, ma da parte di altri, da questo punto di vista, una lettura che affrontasse Luzzi in chiave religiosa, ma non solo attraverso la poesia, ma secondo la chiave che proprio questo libro sulla parola di Dio ci offriva, cioè vedete,
all'incrocio, potremmo dire, della poesia ma anche della riflessione intellettuale di Luzzi, questo problema che alimenta la poesia di Luzzi, come la storia alimenta dal punto di vista civile, no? La voce di Luzzi, c'è anche una riflessione religiosa che è basilare in Luzzi, no? E che porta con sé molte suggestioni e molte implicazioni. C'era questo libro molto bello, tra l'altro è molto bello anche tutto l'apparato, l'introduzione, Paolo lo ha curato, ma c'è una introduzione molto, molto importante di Bruno Forti, c'è una storia di Carlo Carella, e poi ci sono naturalmente soprattutto gli scritti religiosi di Luzzi, direi dichiaratamente, espressamente religiosi, perché poi volendo tutta la poesia di Luzzi vive di un forte afflato religioso. Ecco, mi sono trovato di fronte a questo libro, l'ho ripensato in chiave scenica, e che cosa ho fatto? La prima idea è stata quella di mischiare le carte, cioè utilizzare la poesia non come nel libro, la prima parte della sinologia e poi andava fatto naturalmente, ma piuttosto incrociare le carte, no? Vedere come potevano reagire degli strati della meditazione di Luzzi, messi a confronto proprio con quello che secondo me è il più compiuto coronamento della riflessione, della meditazione, insomma, di tipo religioso di Luzzi. E quindi in qualche modo scomporre il libro, scompaginarlo, no? Creare da una forma di espressione artistica, come un'opera, un libro, è qualcosa, un testo nuovo in fondo, no? I testi nuovi si creano anche in maniera, come dire, postmoderna, attraverso il montaggio, lo smontaggio e il rimontaggio di materiali preesistenti. È venuto fuori un nuovo testo che non si chiama più sulla parola di Dio, ma si chiama Vergom, è un testo scenico, un testo fatto per essere detto, un testo che fatto per essere detto e con l'ausilio poi anche di qualcosa di molto vicino alla poesia e alla musica, no? Quest'arte, potremmo dire, gemella, no? della poesia di Mario, naturalmente come tutti voi si sentiva molto. Ecco, questo testo ha scompaginato, potremmo dire, immischiato, gridato nel piano del discorso del libro, ma ha anche scompaginato sostanzialmente anche la presentazione delle stazioni della via Crucis, quali si presentavano appunto nella storia della Passione, nella Passione di Cristo, che venne rappresentata, tra virgolette, insomma, venne celebrata al Colosseo, vi ricordate, per la voce, se non sbaglio, no, di Sandro Lombardi, non mi ricordo se era affiancato da altri attori, forse era affiancato da... c'erano anche altri attori, forse. Beh, però insomma, mi ricordo che sicuramente, no, sicuramente c'era anche previsto Sandro Lombardi. Ecco, quindi mi sono in qualche modo cimentato in questa operazione cercando di ridurre al minimo la portata narrativa, la rappresentativa della Passione di Cristo, che invece era ampiamente svolta nei suoi momenti, diciamo, canonici, ma nelle sue stazioni meditative, volute proprio dal genere della Via Crucis, no? Ecco, quindi non tutte le poesie che seguissero la Via Crucis di Cristo, ma momenti emblematici, riassuntivi, significativi, e magari, riducendo a pochi versi altre poesie, l'azione suggerita dello svolgimento di questo importante momento della vita di Cristo, un momento risolutivo, era un momento, insomma, risolutivo anche per noi uomini, almeno per chi crede nella missione che Cristo ha svolto nel mondo. Ecco, tutto questo inframmezzato da estratti sintetici, naturalmente pregnanti, spero di aver scelto bene, giusti, che coniugassero la riflessione di Luzzi, magari per bocca di Giobbe o per bocca di un autore che legge Giobbe, allo svolgimento, potremmo dire, della Passione di Cristo, dei significati più profondi della stagione di Cristo. Quindi, cinque libri sono dati magnificamente, devo dire, da Luzzi, come mette in evidenza molto bene Bruno Forti nell'introduzione al libro, collegati però, potremmo dire, a l'esecuzione poetica finale che io ho visto nella realizzata compiutamente proprio nella passione di Cristo. Ecco, questo è stato un pochino come mi sono mosso. Ho preparato un testo e magari poi metteremo nel sito, lo leggeremo tutti, no, che dovrebbe essere anche, come dire, qualcosa di più approfondito sulla poetica di Luzzi, ma mi piaceva mantenere questo tono colloquiale, no? Siamo tra amici, mi piaceva più svelarvi, ecco, come ho inteso lavorare, poi vedremo i risultati di questo lavoro. È un testo scelto per la prima volta.
che si mette in scena, sono contento che a leggerlo sia un'attrice che stimo molto e che con noi è un po' la segreta, un'attrice che non solo è dotata di uno strumento base molto, molto bello, molto importante, la voce, ma anche ha come suo patrimonio proprio professionale una perizia, una serietà di impostazione, un rigore, ci troviamo bene a lavorare assieme, quindi penso che il lavoro anche di questo porti traccia, nel senso molte volte non si pensano dei lavori proprio pensando anche a chi interpreterà questa, non è un fatto secondario di affidare questo lavoro. Abbiamo anche discusso tra noi, abbiamo fatto qualche piccolo taglio, qualche piccolo assestamento, non vedo che ci siamo accapigliati, ma insomma, d'altra parte, insomma, chi firma il testo attraverso Mario Luzzi e anche Marco Marti, quindi quel finale cristologico molto in evidenza mi piaceva mantenerlo ed è stato mantenuto, che già sono state più malleabili. Dunque le musiche sono di tipo meditativo religioso e mi sono rivolto a Giovanni Battista Viotti, a delle musiche splendide, bellissime, mi sembrano si accordassero magnificamente a questa prosa di Luzzi che anche a livello saggistico è veramente unica, straordinaria. E una grande prova, devo dire, anche per l'attrice, perché in questo testo così ibrido, no? Bisogna saper modulare la propria voce, saper modulare i propri registri, perché tutto sommato sarebbe stato più facile, come dire, presentare un testo solo in chiave di meditazione saggistica o tutto un testo che ripercorresse, insomma, le tappe che mi è stato fatto ormai molte volte, no? Della Via Crucis di Maria. Quindi, discorso un po' diverso, ascoltiamo un nuovo testo, sarebbe stato bello che avesse ascoltato anche Mario come fece per Buio Sangue, mi è sempre piaciuto quando c'era Mario presente, non è con noi ma idealmente io penso sia con noi perché sa quanto ti abbiamo voluto bene, noi ci ricordiamo di quanto ce ne ha voluto a noi. Grazie e buon ascolto. Ecco, adesso abbiamo poi Sara Borzarelli, che è un'attrice nota, lavora a Roma, lavora a Milano, piace a Delfo, e la accogliamo con un grande applauso che è sicuramente. Conosci tutto, prima che sia e quando è. Lo guardi essere con il tuo sguardo, imperscrutabile. Quanto è lontana da te l'angoscia che mi opprime. L'angoscia che mi legge in viso e nel cuore è quella del presentimento. Tutto ti è comprensibile, anche questo. Eppure dubito talora che questa sofferenza non ti arrivi. Poi subito di questo mi ravvedo, perché so la tua misericordia. Padre, che sta per accadere che per te non sia già stato? Che cos'è questo sgomento? C'è nel tempo qualcosa che m'affligge. Il tempo è degli umani, per loro lo hai creato. A loro hai dato di crearne, di inaugurare epoche, di chiuderle. Il tempo lo conosci, ma non lo condividi. Io dal fondo del tempo ti dico, la tristezza del tempo è forte nell'uomo, invincibile. Conoscerò la morte, la conoscerò umanamente. Da questa angusta porta mi affaccerò su di lei, che tu, vita onnipresente, non conosci se non per negazione. 3 giorni durerà per me l'esilio che per altri non ha fine. Poi la vita mi richiamerà a sé e avrà la vittoria, è previsto, fin dal principio. Quella pausa, padre, mi impaura. È un luogo dove tu non sei e io da solo senza di te pavento. Che cosa mi aspetta? Chi governa il nulla, il non presente?
il non essente? O è un inganno della veduta umana ciò che io impaurito ti confesso? Devo io portare la vita dove la vita è assente e portarla con la mia morte. E questo è il prezzo, questo supplizio. E così, Padre, io vanamente ti tormento. Più che la morte è la via per arrivarvi, la via crucis che mi dà angoscia, perché è dolorosa e aspra nelle carni e spezza il cuore di Maria, mia madre, perché infame e odiosa è la resta di questi uomini e donne aizzati contro me. Mi prende e mi tormenta il dubbio che il mio insegnamento sia fallito. La mia permanenza sulla terra è stata vana. È bella la terra che tu hai dato all'uomo e alle altre creature del pianeta, scelto per loro in mezzo all'universo. Io non sono di questo mondo, eppure non potevo se non teneramente amarla, e ora quell'amore mi si ritorce contro. Non è su me che voi dovete piangere, ho detto alle donne impietosite, ma sui vostri figli e su voi stesse. La terra sarà fatta un luogo di dolore, ma il mio sacrificio è scritto che li assolva. Piango anche io, Signore, vedo i miei fratelli che afflitti rifaranno questa via nei secoli, nei millenni. Giobbe, il tutto e il nulla dell'uomo, la sua insignificanza e la sua dignità, l'idea di Dio che in lui si forma e si trasforma, della quale costante è solo la necessità, e l'amore tempestoso e struggente che supera ogni mutamento di condizione. L'offesa che Giobbe non sopporta è l'indifferenza, non ricevere risposta, non riuscire ad agganciare il sommo oggetto della sua deprecazione. Questo lo esaspera. Ha tenuto testa alle prove più atroci, ha elevato con tormento ma con pazienza, talora indignata, la sua protesta di innocenza. Ma il silenzio ostinato, l'imperturbabilità vistosa di Yahweh è più di quanto egli possa tollerare. Ti imploro, ma tu non mi rispondi. Ti sto davanti, ma tu non vadi a me. Questa corda tesa sta lentamente allentandosi. Con il suo silenzio, Yahweh si avvia a riportare la sua vittoria. La parola di Giobbe comincia a flettersi e a declinare verso l'elegia. Mette a contrasto la sua gloria e potenza con la miseria e lo scherno che avviliscono i suoi giorni presenti. Ma anche in questo avvilimento, nel quale l'agonismo si stempera, la professione di innocenza resta integra. Dio. Autocelebrazione? Catalogo delle meraviglie del creato e delle creature, trionfale rassegna dei prodigi e dell'onnipotenza. Giobbe, toccato nel midollo, non dal sublime pavoneggiamento, ma dalla condiscendenza infine mostrata da Yahweh, non si confessa reo, ma si proclama umile, ma riconosce di non essere stato alquia. Il mistero del male non è vinto, eppure su questo piano di mutua intelligenza avviene la riconciliazione. Dio è onnipotente, questo è l'argomento principe della Bibbia. Giobbe non mette in causa questo principio. Quando imputa a Dio il male, dimostra anzi di osservarlo, sia pure paradossalmente. Tuttavia, il binomio Dio-onnipotenza non avvince davvero Giobbe. A lui, al suo desiderio, si addice un Dio fraterno che non opponga il silenzio e l'indifferenza al grido dell'infelice. Ma, fiat aures tu intendentes in vocem deprecationis mee. Forse un Dio che condivida la sofferenza delle sue creature, un Dio che prefiguri il Cristo.
dall'orizzonte umano in cui mi trovo, a guardare il mondo universo che hai creato, si affrontano due eternità, la tua vivente e luminosa e l'altra, senza luce e senza moto. Anche la morte pare eterna, è duro convincervi gli umani che non ci sono due eternità contrarie. Il tutto è compreso in una sola e tu sei in ogni parte, anche dove pare che tu manchi. Tuo il regno, tua la potenza. Tuttavia la morte è una regione dove sei, sì, ma non vivente, inerte, in un imperscrutato sonno. Questo pensano gli umani, e pensano ai demoni, pensano alla potenza delle tenebre. Anche io, figlio dell'uomo, temo la prova che mi attende, prescritta anch'essa dall'eternità e irrevocabile. Perdona i miei pensieri infermi, i miei farneticamenti. Io che in nome tuo ho risuscitato Lazzaro, ho paura e dubito che la morte sia vincibile. Ma a questo mi hai mandato, a vincere la vittoria della morte. Il Vangelo di Giovanni è sempre stato considerato una meraviglia, una vetta del pensiero cristiano. Isolo esponenzialmente queste frasi: in principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era all'inizio con Dio. Era con, era. Una progressione nell'identità. Capitale è la sequenza. E la parola si fece carne e si stabilì fra noi e vedemmo la sua gloria. Ecco il Cristo, il Dio incarnato, che egli come discepolo prediletto ha seguito e come testimone glorificato. Giovanni il Battista ha avuto un compito essenziale di preannuncio e di preparazione, tuttavia non era lui la luce, ma un testimone della luce. A lui invece Giovanni l'Evangelista è affidata una testimonianza su l'unico nato dal Padre, nella pienezza della sua assoluta richiesta di fede. Sono ora padre in balia degli uomini a cui tu mi hai mandato. Che fare? Io li ho amati. L'amore ha molte forme, tutte le ho provate e fatte ardere, anche il rimprovero, anche il duro ammonimento. Mi sono fatto amici in gran numero, ma un esercito sono i miei nemici. Io tutti li amo, tutti, ma quanti comprendono? Il male contro cui contendi, anche qui ha le sue sedi, i suoi nascondigli. A me come viatico soltanto l'amore è stato dato. Non ho avuto altra arma per difendermi. Mi prendono, mi portano dinanzi ai loro giudici. Sono tue creature, sono miei fratelli. Hai messo loro in cuore la sede di giustizia, ma la presunzione di saziarla non viene da te, viene dal demonio. Il giusto fu acceso quel desiderio contro quale iniquità primaria? Tua, Padre, oppure del maligno contro te? Su questo principio non si placa la controversia umana. Ed ecco in nome tuo succedono impietà, soprusi, disegni miserabili, perfidie, ipocrisie. Alcuni uomini giudicano altri uomini. Sono dinanzi a loro nel Sinedrio. Mi scrutano i sommi sacerdoti, mi vogliono colpevole, covano contro di me pensieri perversi, mi provocano irritati dal mio silenzio, mi consegnano a Pilato, mi scherniscono. Applaude la turba dei miei simili, si eccitano tra di loro, si ubriacano di vendetta, mi vogliono in croce,
strappano al procuratore la sentenza. In che cosa li ho offesi che mi odiano tal punto? A che rancore danno sfogo su di me, che sono il più vulnerabile? Li guardo, padre, come tu li guardi, ma il tuo e il mio sguardo non sono comparabili. Vogliono uccidere il mio divino in me e vogliono questo in nome tuo. Perché, padre, talora mi domando, l'incarnazione tra gli uomini? Perché non in altra specie tra quelle delle tue creature visibili e che pure ti testimoniano? Gli uccelli, i pesci, le gazzelle, i daini. Ma questa perduta specie volevi riconciliarti. Mi hai affiliato all'uomo perché figlio dell'uomo, trafitto dagli uomini sanguinassi, e questo fosse il prezzo del perdono e del ricominciamento. Delirio, non badare. Aiutami, ti supplico. Intanto vedi che scempio fanno di me e che ludibrio, percosse, schermi, insulti di ogni specie punteggiano il cammino all'uscita del pretorio dopo la resa di Pilato alla turba furibonda. Ecco, mi addossano una croce da portare tra sputi e contumelie. Oh padre, non vedo venire a me nessuno dei tuoi angeli. La parola di Gesù è prima di tutto una sfida alla miseria morale degli uomini e, perché no, alla loro angustia mentale. A questa purchezza è contrapposta nel Vangelo di Giovanni l'abbondanza d'amore del Padre per il Figlio e nel Figlio a tutti gli uomini. Il tema fondamentale resta proprio quello, l'identità di Padre e di Figlio. È il nodo più duro da sciogliere per il mobile uditorio e perfino per i discepoli. Senza che questa verità sia entrata in loro, tutto il resto non vale. Per la salvezza universale il pegno è quello, e quella è anche la porta. Gesù stesso sembra investito dalle rivelazioni che le sue parole contengono, trascinato dalla grandezza e dall'umiltà che in lui coincidono. E vuole che gli altri capiscano e che accettino subito, ma gli altri sono soggiogati piuttosto dai segni, specialmente quelli meravigliosi, più ancora di quelli, quelli vantaggiosi e di lettura immediata, come le guarigioni, le resuscitazioni, le sfamature collettive. Resta questo grande iato tra la gravità degli argomenti umani, sia pure benevoli, e gli eventi dello spirito, illuminazioni della conoscenza ideale che solo la libertà può ricevere, libertà dal peccato, si intende. Il perno del Vangelo giovanneo rimane così assolutamente cristico. Tutto sta nel riconoscere pienamente l'autorità divina del Figlio inviato dal Padre, esserne certi. L'offesa, il peccato del mondo, sono nel non riconoscerlo. Il Padre ha fatto all'umanità questo dono estremo per la sua salvezza. Rifiutarlo, quello è il peccato. Sono caduto sotto il peso. Hanno dato a portare la mia croce a un Simone di Cirene. Temevano che soccombessi. Qualcuno ha avuto un pentimento, ma è stato solo un attimo. Perché mia madre mi segue e non si allontana? Così strazia il suo cuore e il mio non regge al suo martirio. Perché non le ritornano alla mente le parole di Simeone? Egli è qui per la rovina e per la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Eravamo nel Tempio in uno dei miei primi giorni. Questo è l'ultimo,
il più catastrofico di tutti. Rovina su di me il mio edificio. Pietro mi sta rinnegando. Lo vedi, padre mio, e taci. Anche tu mi stai abbandonando. Da qui passa la via per la resurrezione, da questi orridi luoghi. Ancora chiedo, è volontà tua oppure a questo scempio non hai posto rimedio? Rimedio non ce n'era. Talora si perde il mio pensiero se il tuo non lo soccorre. Come solo l'uomo, come può esserlo? Tu sei dovunque, ma dovunque non ti trova. Ci sono luoghi dove tu sembri assente, e allora geme perché si sente deserto e abbandonato. Così sono io, comprendimi. Hai voluto, padre, conoscessi fino in fondo il malvolere degli uomini e vedessi il loro disamore crescere in odio e in avversione. E infatti non lo conoscevo abbastanza. La perfidia covava in segreto più cruente brame. La canea mi oltraggia, mi insulta, mi deride, però non può impedire al lamento dei pietosi di arrivarmi. È febile, ma giunge fino a te se volessi dargli ascolto. Ma la tua volontà è imperscrutabile. Padre, lo Spirito parlò per bocca di Isaia. Quel che disse, lo so, è irrevocabile. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori e noi lo giudichiamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà la salvezza si è abbattuto su di lui. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Padre, il Figlio dell'uomo sente venirgli meno l'amore per gli uomini. Sarebbe la sconfitta più penosa. Fa che questo non accada. Il discorso paolino, così come emerge dalle lettere, ha la garanzia di non disperdersi e di non smarrirsi. Non lo portano fuori strada, irradia dovunque tale sicurezza, né le minime questioni culturali, né le inveterate superstizioni che gli si oppongono, né le sottigliezze concettuali degli uomini di dottrina e magari dei troppi evangelizzatori abusivi. Il nucleo della sua forza sta nell'assunzione totale ed esclusiva del Gesù Cristo come tramite di ogni verità e di ogni giudizio. Si tratta, anzi, di una vera immedesimazione con la persona e di una piena integrazione nel suo corpo avvenuta mediante il battesimo nella morte di Gesù. In quel momento Gesù è divenuto tutti gli uomini e tutti i credenti evangelizzati vivono in lui e secondo lui in una unità mistica. Paolo fa vibrare al massimo diapason questa certezza, ponendola, potremmo dire, come basamento della fede. È tanto vertiginoso il capovolgimento del criterio di giustificazione per la fede in Cristo che deve essere del tutto cambiato il meccanismo stesso del ragionare e del perorare. Premessa e conseguenza, causa ed effetto mutano il loro tradizionale rapporto. Spesso la spiegazione non è altro che la riconferma della inoppugnabilità dell'assunto. Niente di meno poteva accadere a colui che aveva messo al centro del disegno provvidenziale e dunque della storia umana e cosmica la resurrezione di Cristo. Non è tanto la nascita e l'incarnazione quanto la morte e dalla morte la resurrezione che decide insieme
la grandezza del dono fatto all'umanità e il processo della salute. Senza la morte, la parola del Cristo non avrebbe avuto valore, e se non ci fosse la resurrezione, saremmo stati giocati. Se è solo in questa vita che abbiamo sperato in Cristo, siamo i più miserabili di tutti gli uomini. La risurrezione dunque sfolgora come il punto centrale della visione salvifica e del pensiero cristico dell'Apostolo Paolo. Gesù è morto. Il cielo si oscura, l'aria si attenebra, un boato immane, un sussulto spaventoso. Il terremoto scuote e squarcia la terra. La vita si ritrae in sé, rientra nelle sue latebre, nei suoi ricoveri. Comincia il pomeriggio più angoscioso che mai sia stato dato al mondo. La sera, un discepolo nascosto, il ricco Giuseppe di Arimatea, si fa avanti e chiede a Pilato il corpo di Gesù. Pilato lo concede. Deposto dalla croce, avvolto in un lenzuolo, è sepolto nella tomba che Giuseppe si era fatto scavare nella roccia. Un masso viene fatto rotolare subito a chiudere l'ingresso, tutto in fretta, prima che la parasceve finisca e il sabato cominci. Sabato è passato. Presto, nella mattina, vanno alla tomba le donne portando aromi. Ma trovano il macigno rotolato via lontano. Entrano nel sepolcro, ma Gesù morto non c'è. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Esclamano due angeli in vesti sfolgoranti, apparsi all'improvviso. Non è qui, è risuscitato. Corrono ad annunciarlo agli apostoli stupiti e increduli. L'Apocalisse. Si può presumere che il suo fine sia l'affermazione di una grande disparità tra il divino e l'umano. Si può anche arguire che sia in corso un grandioso paragone di cui viene detto e celebrato l'esito finale di trionfo. Satana è presente, ma soltanto come antagonista, corruttore di anime. Non c'è niente di durevole sulla scena umana, e il ritualismo simbolico della scena celeste è una contrapposizione. Allerta, ammonimento, memoria confermata, messa a fuoco della lezione di un passato recente. Il Vangelo integrato in una teologia stabilita dalla prescienza. Questo si dibatte tra i commentatori dell'Apocalisse. Ma è sempre eccezionale intimazione e imperioso richiamo a una verità che è stata e sarà. Cataclisma del tempo, ordine dell'eterna, non umana e trionfale stabilità del divino. Resta per me il mistero della indignità e colpevolezza pregiudiziale dell'uomo. L'uomo è oggetto di rampogna e di obbrobrio preliminare. Per lui è sempre pronta e imprevedibile la punizione. Punizione per la sua scelleratezza o punizione può essere? Conflagrazioni immense sono presunte, assestamenti cosmici nei quali confliggono male e bene. Perché l'umanità deve subire tante prove? Perché le cornucopie degli angeli versano tutti quei guai sulla specie degli uomini? Qual è il loro debito? Che cosa devono espiare? Qual è il grumo oscuro che è difficile sciogliere? L'Apocalisse che abbiamo visto nel secolo scorso, nelle sue varie fasi, non ci dice granché in quanto a svelamento ed è anche troppo banale come prefigurazione del futuro. Abbiamo visto soprattutto la distruzione dell'uomo come creatura, la sua cancellazione come entità distinta, la sua nullificazione come individuo in sé compiuto,
e dunque la sua riduzione a numero, la sua svalutazione totale come essere vivente. Abbiamo visto questo prima nel processo aggregativo del capitalismo trionfante sotto l'aspetto di massificazione, l'abbiamo visto sotto l'aspetto di genocidio nazista nell'universo concentrazionario sovietico, nell'immane scempio perpetrato dai Khmer Rossi. Ogni volta la gravità assoluta e irreparabile dell'accaduto schiacciava il nostro pensiero e non lasciava margine per alcun simbolo e per la sua interpretazione. La prospettiva temporale applicata all'Apocalisse non regge, slitta, sfugge da ogni parte. Tuttavia, se c'è un accentrarsi e precipitare delle epoche nella vita di Cristo come in un baricentro cosmico, a me pare si raggiunga un incremento di pathos. La nostra mente si sente presa come in un duro fermaglio tra la prima e la definitiva parusia del Cristo. Tutto è detto e fatto in attesa di questa, in questo intervallo. Mi sono affezionato alla terra, quanto non avrei creduto. È bella e terribile la terra. Io ci sono nato quasi di nascosto. Ci sono cresciuto e fatto adulto, in un suo angolo quieto, tra gente povera, amabile e esecrabile. Mi sono affezionato alle sue strade, mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti, le vigne e perfino i deserti. È solo una stazione per il figlio tuo la terra, ma ora mi addolora lasciarla, e perfino questi uomini e le loro preoccupazioni, le loro case, i loro ricoveri, mi dà pena doverli abbandonare. Il cuore umano è pieno di contraddizioni, ma neppure in un istante mi sono allontanato da te. Ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi o avessi dimenticato di essere stato. La vita sulla terra è dolorosa, ma è anche gioiosa. Mi sorvengono i piccoli dell'uomo, gli alberi, gli animali. Mancano oggi qui su questo poggio che chiamano Calvario. Congelarmi mi dà angoscia più del giusto. Sono stato troppo uomo tra gli uomini, oppure troppo poco? Il terrestre l'ho fatto troppo mio, o l'ho rifuggito? La nostalgia di te è stata continua e forte. Tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna. Dal sepolcro la vita è deflagrata, la morte ha perduto il duro agone, comincia un'era nuova, l'uomo riconciliato nella nuova alleanza sancita dal tuo sangue ha dinanzi a sé la via. Difficile tenersi in quel cammino, la porta del tuo regno è stretta. Ora sì, o Redentore, che abbiamo bisogno del tuo aiuto, ora sì che invochiamo il tuo soccorso, tu, guida e presidio, non ce lo negare. L'offesa del mondo è stata immane, infinitamente più grande è stato il tuo amore. Noi, con amore, ti chiediamo amore. Amen.
questa bella giornata, bella serata, anche per onorare l'amministrazione comunale, certamente per l'amicizia che ci lega al Centro Studi, a Nino Petreni. Stasera, per tutti quelli che sono stati presenti, all'uscita ci sarà una copia di questo libro, La Parola di Dio, omaggiata dalla nostra associazione di Mendrisio. Quindi grazie per la serata, comunque passo l'ultima parola. Grazie all'associazione di Mendrisio, il dono che ci pare sicuramente piacevole e importante, l'ho già ricevuto, è una cosa che gradirete sicuramente molto. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, grazie a Sara, grazie al professor Marchi, grazie a tutti per la partecipazione. Buona serata.